un'ottica di consapevolezza, si insiste molto sull'uso dell'informazione tattile per centrare l'attenzione nel presente. È un allenamento che invita la mente a entrare nel corpo e quindi a rimanere più ancorata nel qui e ora. La percezione tattile è molto utile a questo proposito e, se ben sviluppata, può aiutarci a potenziare l'attenzione calma, ancorata dinamicamente nella sensibilità corporea. Come sempre, parlare di consapevolezza non ha a che vedere con una posizione statica della mente. Al contrario, si tratta di un costante rinnovamento dell'attenzione nel divenire. Quindi, per cominciare a sviluppare l'attenzione, bisogna non solo imparare a focalizzarsi su qualcosa, ma anche stare attenti a quando la mente genera un'immagine statica di tale oggetto e ritira gran parte della sua attenzione. Come quando ti sarà capitato di leggere per un po' e renderti conto di non stare realmente presente nella lettura o nella comprensione di ciò che stai leggendo. Facciamo insieme una prova per capire ciò. Assumi una posizione comoda con la schiena diritta. Prendi qualche respirazione profonda. Ad ogni espirazione lascia andare tensioni e preoccupazioni. Adesso porta la tua attenzione all'informazione che viene dalla pelle, partendo progressivamente dai piedi, le gambe, la zona dell'addome, del torace, le braccia, le mani, i palmi delle mani. Riconosci le differenze fra le zone più calde e quelle più fresche, le differenti superfici a contatto con la pelle, zone coperte, zone scoperte. La temperatura dell'aria che circonda le zone scoperte. Adesso porta l'attenzione alla zona tra la punta del naso e il labbro superiore. Concentra tutta la tua attenzione in quello spazio. Concentrati nella pelle. Se possibile, lascia le palpebre leggermente socchiuse e concentra lo sguardo verso quella zona senza generare sforzo. Mantieni l'attenzione concentrata nella pelle della zona, tra le narici e il labbro superiore, usando lo stimolo che genera l'aria prima di entrare e uscire dalle narici. Non ti centrare nell'aria, concentrati nella pelle accarezzata dall'aria. E ogni volta che ti rendi conto di esserti distratto, ritorna gentilmente a quello spazio. Non cercare di modificare o controllare la respirazione. Accetta semplicemente quello che c'è. La tua attenzione è nella pelle e nella carezza che l'aria genera in quell'area tra la punta del naso
e il labbro superiore. Rinfresca costantemente la percezione che ti stai formando a partire da quello spazio, vigilando la tua attenzione. Se si sposta, riportala gentilmente. Se si è congelata in un frammento, rinnovala nella percezione continua di quello che sta succedendo. E adesso riprendi dolcemente il contatto con la respirazione, facendo due o tre respirazioni profonde. E quando lo desideri, riapri gli occhi.